Che sofferenza, ragazzi, che sofferenza. 3 punti. 3 punti, ma dobbiamo stare calmi perché è la seconda partita e abbiamo affrontato l'ultima e la penultima. E questo non vuol dire che le partite siano state facili, non vuol dire che te l'hanno regalate, ma vuol dire che dobbiamo stare calmi. Perché questa è una vittoria pesante, è una vittoria su un campo difficilissimo. Non a caso su questo campo a Salerno sono cadute tante big e poi ne andremo a parlare. Però dobbiamo stare calmi. Perché 2 settimane fa abbiamo cambiato allenatore. Quindi con la testa dobbiamo rimanere umili e con i piedi per terra. Anche perché l'esonero di Mourinho non si cancella. Di certo con 2 vittorie. Ci vuole un filotto, ragazzi, che voi neanche immaginate. Ma detto questo, appunto sto godendo perché questi 3 punti sono arrivati in una maniera molto ma molto sofferta. E più si soffre e più si gode. Abbiamo giocato male? Sì, abbiamo giocato male. Ma l'ho detto quando c'era Mourinho, lo dico ora quando c'è De Rossi. Magari tra un anno ci sarà Conte. L'importante è vincere, puoi giocare il tiki-taka, puoi giocare il gegenpressing, puoi giocare il catenaccio. A me non mi interessa. Alla fine dell'anno contano i trofei, oppure, per restare in tema Roma, i titoli. Perché se tu finisci la stagione con 0 titoli, tu puoi aver fatto il bel gioco che ti pare, ma la storia dice che tu in bacheca non hai aggiunto niente. Quindi, onestamente, del bel gioco, sti cavoli. Poi, se vince e giochi pure bene, quello è un plus, ma l'importante, la base è vincere. E lo dice un fan di Mourinho, perché ragazzi, io, secondo me, più fan di Mourinho, no, non c'è un fan più caloroso di me per quanto riguarda Mourinho. Io sono un mourinhista, io Mourinho lo volevo per tutta la vita sulla panchina della Roma, però in primis c'era il bene della Roma. Io sono un romanista e poi un mourinhista. Se poi tutte le due cose stanno insieme, cioè che Mourinho è l'allenatore della Roma, sarei stato ancora più contento. Purtroppo non è così, ma De Rossi sta facendo più del suo, sta mantenendo la figura che aveva Mourinho, nel senso le interviste mi sembrano azzeccate, i risultati li sta portando a casa, quindi calma perché questa era una partita importante su un campo difficilissimo e l'abbiamo vinta. Andiamola ad analizzare la partita. Tra l'altro vi racconto un piccolo aneddoto. Mi sono visto il primo tempo, poi però mi sono addormentato, sono crollato, quindi partite dalla base che io il secondo tempo non l'ho visto, ma, so perfettamente com'è andato, mi sono rivisto dei highlights, mi sono rivisto le azioni, mi sono documentato su tutto, quindi è come se lo avessi visto. Mi è preso veramente, ragazzi, un sonno che voi non potete immaginare. Del resto il primo tempo è stato veramente da ninna nanna, eh? E perché la Roma inizia i primi 10 minuti bene, fa dei movimenti a centrocampo, la Roma si muove di più, poi però 30 minuti, ragazzi, che vi dico, fermatevi tutti, perché non si potevano veramente vedere, ma non perché la Roma era brutta, perché eravamo lenti. E questo non è solo colpa della Roma, perché se tu affronti una squadra chiusa come una cozza nel mare, è difficile perché la serenità non stava nella propria metà campo, come è giusto che sia, e poi ripartiva. Addirittura gli ultimi 10 minuti ci hanno veramente messo in difficoltà. E poi loro tiravano da fuori. Quando ci arrivo di in porta, ti fai il segno della croce, un'Ave Maria, un Padre Nostro, perché non stai mai, mai, mai sicuro. Secondo me, ragazzi, e non sto scherzando, se tu peschi in prima categoria un portiere. Ovviamente, ricordiamoci che Ripetizio gioca in Serie A, ti dà la stessa sensazione, cioè che a ogni tiro da fuori tu devi pregare perché non stai mai al sicuro con Ripetizio, ma non perché spavera se la butta dentro, perché nelle respinte non è bravo, la prende sempre in due tempi, a volte la manda in angolo quando la potrebbe trattenere benissimo, è in difficoltà. Ragazzi, il primo tassello da sostituire sarà Rui Patricio. Io l'ho detto, farei giocare a questo punto Svilar, perché Ripetizio non lo rinnovi, sta facendo schifo, è vecchio, sta in scadenza, metti Svilar, che tanto l'anno prossimo male che va lo vendi, gli fai salire il valore,
Oppure lo tieni come secondo portiere. Certo, non ti vai a giocare un'altra stagione con Svilar, ti prendi magari un Falcone, a me piacerebbe molto, però ora mettete Svilar, perché ripeto, è una cosa inguardabile, lo dico con tutto il rispetto del mondo. Candreva fa un tunnel a Bove, tira un tiro a giro, io l'avevo già vista sotto il set, ma per fortuna era un metro sopra. Informatevi se Candreva sta ancora là alla Rechi rotolando per terra, perché ieri Candreva è una cosa inguardabile. Se Mourinho è l'anticalcio, lui è l'antisport, perché veramente, ragazzi, ogni contatto, ma anche ogni non contatto, lui stava per terra, rotolava, piangeva, addirittura. Dentro l'area di rigore per procurarsi un penalty, si è dovuto slanciare all'indietro per tuffarsi all'indietro. Una cosa oscena. E lo dico perché a me piace lo sport, a me piace il calcio. E onestamente, se voi criticate il gioco di Allegri e di Mourinho, dovete criticare anche questi atteggiamenti antisportivi. Ma detto questo, finisce il primo tempo, inizia il secondo tempo. La Roma entra più convinta e si procura un rigore. Fermi tutti, il rigore è sacrosanto, quindi non incominciate. Il rigorino regalato e l'aia e quello. Il rigore è sacrosanto. Se tu salti di testa e Maggiore fraintende e pensa che sta giocando a pallavolo, comunque commette un'infrazione. Quindi quello è un calcio di rigore netto per la Roma. Forse netto quasi come il rigore che ci hanno negato in finale di Europa League contro il Siviglia, ma quella è un'altra storia. Ma oggi, ragazzi, questo rigore era sacrosanto, quindi per favore, per il calcio, per il bene del calcio, silenzio, per un turno che non ci sono state polemiche, o meglio, la gente le polemiche le crea sempre, perché questa è la mentalità italiana. Però per una volta che c'è stato un turno di Serie A dove gli arbitri non hanno commesso un errore, per favore, silenzio, perché quello era un rigore sacrosanto. Anzi, ritiro tutto quello che ho detto perché ieri hanno dato rigore alla Fiorentina che non c'era mai. Quindi ritiro tutto quello che ho detto. Fatto sta che il nostro rigore c'era, Dybala glaciale. Altra cosa, Dybala, secondo me, sottotono con De Rossi, ma non perché è De Rossi, non perché si trova male, non dico questo, ma perché deve ancora entrare nello schema. Lo abbiamo visto con Mourinho abbassarsi di più a prendere il pallone, gestire di più la manovra. Con De Rossi lo vediamo un po' più isolato, magari insieme a Lukaku. Sarà perché sono partite contro squadre piccole, quindi gli spazi non ci sono. Fatto sta che comunque ti fa una partita da 6 e mezzo, 7, perché anche se per il resto della partita non sbrucia un pallone, se uno mi insacca il rigore e mi fa quasi un assist sul gol del 2-0, allora tu hai fatto il tuo, nel senso mi hai dato quello che dovevi dare. Dybala glaciale, come ho detto, Pellegrini fa il 2-0. Altra cosa, io l'ho detto quando è arrivato De Rossi, secondo me Pellegrini è il giocatore che gioverà di più dell'addio di Mourinho, ma non perché Mourinho si trovava male con Pellegrini, si trovava male con Mourinho, perché Pellegrini e De Rossi hanno oggettivamente un altro rapporto, perché sono romani e romanisti tutti e due, perché sono stati capitani della Roma tutti e due, Pellegrini ancora lo è. E quindi secondo me questa sarà la rinascita di Pellegrini e sono molto molto felice, in primis perché sono della Roma e secondo perché c'era il Fantacalcio. Quindi ragazzi, questi sono dettagli non da poco, ma a parte ciò. Poi noi ci chiudiamo come loro si sono chiusi nel primo tempo, subiamo la Salernitana per una ventina di minuti, ci attaccano molto forte, subiamo il 2-1. Orribile. De Rossi deve lavorare sulle palle alte, perché se negli ultimi 15 minuti le abbiamo prese tutte di testa, in quel gol, quel dettaglio ci è costato un gol, ci è costato un non clean sheet e il rischio di compromettere una partita che era fondamentale. Perché? Perché Christensen non stringe abbastanza e quello è un errore da dilettante. E perché Cristante stava raccogliendo le margherite, le rose, i fiorellini nel prato della Rechi, perché comunque qualche ciuffo d'erba più alto del previsto nella Rechi comunque l'ho visto, e Cristante stava raccogliendo le margherite. Si è scordato Castanos, Mancini e Llorente giocavano a poker nel frattempo. Anzi, no, perché sennò rischiano la squalifica. Giocavano boh, a un altro gioco di carte. Io i nomi non li so. Insomma, la difesa della Roma era disattenta e quindi abbiamo subito da Polli il 2-1. Altra cosa, mi sono dimenticato di dire l'assist di Castro.
Ave Cesare, è arrivato. È arrivato il secondo assist di Gasol dopo 4 mesi. Una palla dentro semplice, non è che si è inventato qualcosa di geniale. Una palla dentro semplice per Pellegrini che è fatta pinna. Quello che avrei voluto non vedere tante volte, ma almeno una volta ogni mese, ti è. Una volta ogni tanto un cross, un assist che ti permetteva di segnare. Kassap oggi l'ha fatto, per fortuna. E abbiamo sofferto gli ultimi minuti, ce la siamo portati a casa. E quindi non rompete, onestamente, non rompete sempre le scatole, per non dire altro. Perché non vi va mai bene niente, non facciamo sempre gli schizzignosi. E giochi bene ma non vinci, e quindi non ti va bene. E giochi male e vinci, e non ti va bene. Decidiamoci, perché il calcio champagne più vittoria lo trovi solo con i grandi giocatori e con i grandi allenatori. Siccome De Rossi ha poca esperienza, siccome la Roma non è una grandissima squadra, ti devi adattare alla situazione. Se tu affronti una squadra come la Salernitana nel proprio stadio, che se la gioca con il sangue agli occhi, con i giocatori chiusi nella propria area di rigore, e tu ci devi stare a giocare male, perché sono loro che ti portano a giocare male. Il principio di gioco di De Rossi è giocare bene, giocare veloci, ma se gli altri non te lo permettono, chapeau per loro. Non è una colpa nostra, o meglio, non è tutta colpa nostra, perché vedete che col Cagliari la Roma terrà il pallino del gioco all'80% di possesso palla. Farà 20 tiri, farà magari 0 gol perché noi siamo la Roma, ma a parte gli scherzi, secondo me la Roma col Cagliari dominerà, farà 2-3 gol perché entrerà in campo bella, come si dice, cazzuta. Perché devi fare punti, devi fare tanti tanti punti perché non ti deve passare la voglia di dimostrare che tu non sei, che sei un giocatore forte, perché la Roma deve dimostrare di essere forte, perché dopo l'addio ingiusto, e lo dico ancora da fan da romanista fragico e da fan di Mourinho, ingiusto l'addio di Mourinho. Ora tu devi dimostrare che la Roma può campare anche senza José Mourinho. Lukaku oggi non ha sbruciato un pallone, ma ha lavorato per la squadra. Ci sta, ragazzi. Senza di lui saremmo probabilmente a lottare nella zona playout, no, meglio, zona di retrocessione con la Salernitana. E quindi va bene così. Va bene così, questa vittoria mi va bene. Ora testa al Cagliari, 3 punti proprio d'obbligo. Poi fate quello che vi pare, ma a me basta che alle ore 23 del lunedì 4 febbraio, credo sia il 4 febbraio, il 5 del lunedì 5 febbraio, la Roma rientra negli spogliatoi con i 3 punti in cascina, perché sarebbe fondamentale. Perché puoi andare al quarto posto, ora noi siamo quinti, e voi starete dicendo: sì, sei quinto, però con gli altri che devono recuperare una partita. Sì, ma l'Atalanta gioca contro l'Inter. La Lazio deve andare a Torino contro il Torino, che sta a meno 3 dalla Lazio, non è che è tanto facile. C'è lo scontro diretto Bologna-Fiorentina. Quindi ora tocca a loro vedere chi va fuori, vedere chi fa male e vedere chi la spunta negli scontri diretti. Noi il nostro l'abbiamo fatto contro il Verona. Secondo me la Roma non calerà di posizione dopo questo recupero della 21ª giornata, grazie alla Supercoppa. Magari starà sesta, però starà sempre lì. L'Atalanta non andrà a San Siro a vincere. Una tra Bologna e Fiorentina deve perdere. Se pareggiano entrambi, godo ancora di più. La Lazio, non vedo una Lazio matura per andare a Torino e portarsi a casa un match, perché quella è una dei campi più ostici della Serie A. La Roma ci ha giocato, ci ha pareggiato 1-1, sappiamo cosa vuol dire. Secondo me Torino e Reggio Emilia, cioè il campo del Sassuolo, e Bologna sono i campi più ostici delle medio-piccole della Serie A. Detto questo, vi saluto dicendovi che a Salerno ci hanno pareggiato il Milan 2-2, il Napoli ha vinto in casa propria 2-1 al 96esimo con gol di Rachmani su calcio d'angolo, vi dico solo questo, e hanno sofferto molto 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 più di noi, e hanno giocato molto peggio, molto peggio, molto peggio di noi. E poi l'Atalanta aveva pareggiato a Salerno, ok? Quindi però mi pare ce n'era anche un'altra che non aveva vinto, che ora la Lazio aveva perso 2-1 a Salerno e ancora godo. In un modo, proprio la Lazio non aveva proprio giocato a calcio in quella partita. Quindi
Quindi per favore non vi lamentate, guardate il lato positivo che secondo me è tutta la torta. Abbiamo vinto. Testa al Cagliari, io voglio una vittoria netta, pulita, ma anche sporca, a me non mi interessa, basta che siano 3 punti. Non vengono a Roma a fare la scampagnata, non vengono a Roma per visitare il Colosseo. Quindi entriamo in campo, belli indiavolati, perché devi fare altri 3 punti. Poi c'è l'Inter, poi c'è l'Inter e se vinci col Cagliari mi permette di fare qualche calcolo qua e là. Perché poi c'è l'Inter e con l'Inter ci sta a perdere. E se pareggia è grasso che cola. Quindi testa, perché il percorso non è lungo, è eterno. Ciao a tutti.